Live social, Radio News 24. Amici ascoltatori, è arrivato il momento di spostarci in Toscana per conoscere più da vicino la realtà di una mia ospite, una fisioterapista osteopata, a cui do subito il benvenuto, Daria Vescio. Ben trovata, Daria. Buonasera. Allora Daria, la prima domanda che vorrei farle è: da dove nasce questa sua passione per la fisioterapia? Allora, diciamo che la fisioterapia nasce con la passione per lo sport. Ho giocato anni a pallavolo e quindi da lì vari infortuni mi hanno portato un po' a questa passione, anche se in realtà il sogno del cassetto all'inizio da bambina era quello di fare il medico. Poi il testo ha voluto che invece di passare a medicina sono passata a fisioterapia e da lì mi sono innamorata. Va bene, però insomma, anche se non è un medico, comunque è una professione che un po' ha a che fare con il mondo della salute e del benessere delle persone, quindi è comunque un buon compromesso, no Daria? Sì, assolutamente, e soprattutto ne vale la pena dal punto di vista di relazione umana che abbiamo con il paziente, visto che ovviamente a differenza del medico lo vediamo molto più spesso, quindi si instaura proprio un rapporto quasi di amicizia alle volte. Certo, allora Daria, entriamo nel vivo di questa professione. Come funziona, e vorrei chiederle insomma una domanda più specifica, come funziona la riabilitazione uroginecologica? Ok, allora, la riabilitazione uroginecologica ovviamente va a trattare tutte quelle disfunzioni, detto in maniera generale, del pavimento pelvico, che quindi possono essere compatibili con un problema di incontinenza urinaria oppure un'incontinenza fetale, un problema di prolassi che si possono verificare sia postpartum sia invece in menopausa o comunque in varie occasioni di vita, ma anche abbiamo a che fare tantissimo con dolori a livello di rapporti sessuali, quindi donne che hanno veramente dolori anche a livello spontaneo, nello spettacolo, per esempio, nel fare le cose quotidiane come andare in bicicletta, mettersi un jeans o restare seduti a prendere un caffè con un'amica. Diciamo che la fisioterapia del pavimento pelvico e la riabilitazione uroginecologica aiuta queste donne a passare anche questo tipo di aspetto molto invalidante, sia a livello di impatto sessuale che comunque a livello intimo. Assolutamente sì, e infatti appunto le chiedo quando sarebbe il caso di rivolgersi ad una professionista come lei, quando si sente già dolore, oppure bisognerebbe capire ci sono dei sintomi, diciamo, da cui già possiamo renderci conto che stiamo andando incontro a queste difficoltà? Allora, sicuramente i sintomi per quanto riguarda l'incontinenza urinaria ovviamente sono la perdita di urina, nel discorso del prolasso si sente magari un ingombro a livello genitale. Durante i rapporti si può avvertire dolore, per esempio come nel caso di polvulinia distonica. Io quello che consiglio sempre è prima una diagnosi medica, un confronto sempre con il ginecologo, l'urologo di riferimento, per tale da inquadrare in maniera dettagliata la patologia. A quel punto sarà il medico a indirizzare dal fisioterapista, in modo tale da poter avere proprio una cosa completa, una visione completa a 360 gradi della persona. E voi agite, diciamo, solamente con magari dando dei farmaci, delle creme, oppure c'è anche proprio una parte di lavorazione in studio da lei? Diciamo che farmaci e creme è competenza medica, oltre a fare diagnosi. Noi non siamo abilitati a dare farmaci assolutamente, possiamo magari consigliare degli integratori. In studio lavoriamo sicuramente con la terapia manuale, ci avvaliamo magari alle volte di coadiuvanti come potrebbero essere delle terapie strumentali nel caso specifico, ci avvaliamo di sense biofeedback oppure dei dispositivi come potrebbero essere i coni vaginali o dei testari, che anche quelli comunque sono prescritti dal medico, e comunque con varie, cercando di far cambiare anche le abitudini di vita alle persone. Infatti teoricamente questo è un lavoro che si svolge benissimo in team. Io collaboro con nutrizionista, psicologa, ovviamente ginecologa, urologa, in modo tale da avere una visione completa, come dicevo prima. È sempre un lavoro di squadra quello poi che riesce a far vincere i vari sintomi e le varie patologie. Certo, allora Daria, l'ultima domanda che vorrei fare, se vuole lasciare dei contatti social, magari un sito web dove i nostri ascoltatori possano ritrovarla. Certo, assolutamente, il mio sito è facile, www.fisiodariavescio.it, e il mio contatto social è dottoressa Daria Vescio, fisioterapista osteopata, su Facebook, mentre su Instagram abbiamo fisio_nelfelt,
come pagina di riferimento. Grazie mille Daria Vesh per averci raccontato questa storia, la sua storia, e un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, grazie della telefonata, gentilissimi. E tante altre interviste e storie sulla nostra pagina Live Social Radio. Matteo Di Lillo, Radio News 24.